Non importa se le storie che vi stiamo per raccontare siano vere o inventate. Potete considerarle inventate perché le vedrete svolgersi su uno schermo. Potete considerarle vere perché succedono tutti i giorni, perché tutti i giorni riempiono le cronache dei giornali. Queste storie sono le imprese di quella che fu detta la generazione bruciata, la generazione di coloro che al tempo della guerra erano bambini e che quando aprirono gli occhi videro del mondo soprattutto uno spettacolo, la mobilitazione generale della violenza. E così vistoso, così imponente, così invadente era questo spettacolo che pareva velare ogni altro. Anche quelli della bontà, della generosità, dell'intelligenza, del sacrificio. Eppure fiorirono in quegli anni come sempre. Quella violenza pareva trionfante, sicura di sé. Aveva andature allegre e perfino sportive. Arrivava a simulare una sorta di giovanile innocenza. La sua legge era il disprezzo di ogni legge. La sua caratteristica sociale era il disprezzo di ogni società nel trionfo dell'individuo audace, cinico, privo di rimorsi. Si capì presto, infatti, quando la generazione bruciata si affacciò alle cronache con una serie impressionante di delitti, che si trattava di un nuovo tipo di delinquenza, ben diverso da quella che sorge sulla miseria e sulle disuguaglianze sociali. I nuovi eroi delle quarte pagine erano infatti giovinetti di famiglie agiate e tranquille, ignare di covare dentro di sé capacità tanto mostruose. E non il bisogno, non un complesso di inferiorità sociale qualsiasi li sospingeva al delitto, bensì il desiderio di compiere gesti eccezionali, di emergere, di sentirsi protagonisti di gialli, di fumetti, di film di gangsters. Già che guerra e cronaca nera, fumetti e cinema, tutto si fondeva per loro in un ideale solo, la celebrazione della violenza come trionfo personale. Versare il sangue aveva per loro il solo scopo di affermare, nella luce sinistra di un gesto empio, il vittorioso culto di sé. Quando compiuto il gesto, l'eroe della quarta pagina s'avvede della sua miseria e si accorge d'essere un vinto nella più inutile delle battaglie, è troppo tardi. Ma intanto gli altri contemplano il suo gesto, ingigantito dalle colonne dei giornali, e lo venerano e meditano di emularlo. E lo sciagurato circolo riprende. Allo scopo esattamente opposto, noi raccontiamo le nostre storie. Tre storie diverse, di tre paesi diversi, ma tutte simili in fondo nelle loro tristi ragioni. Non le racconteremo abbellite, arricchite di un fascino che nella realtà non posseggono affatto. Le racconteremo senza colorirle, senza enfasi, perché vediate la loro realtà che, guardata senza orpelli, è una realtà squallida, incapace di sedurre alcuno. Parler d'amour,
Mette la tête à la fenêtre. Grazie, signora. T'ho detto di cambiartele. Le scarpe di vernice per andare in campagna. Ah, non pensa che a divertirsi, a uscire. Ai miei tempi le ragazze si occupavano della casa. E per questo trovavano marito. Si può sapere dove va oggi? A sedurre a Lican. Oh. Vanno a una passeggiata della scuola. Ah. Simone. Vengono anche le altre ragazze. Sì. Pronto? La signora Iber? Sono la signora Roger. Mi scusi tanto, sono la mamma di Simone. Sì? Desideravo domandarle se Pauline va a questa passeggiata della classe. Sì. Hai visto per caso i miei occhiali? No. Sì, è vero, sono ancora dei ragazzi. Sì. Volevo essere certa che ci sono anche le altre. Sì, anch'io. Anch'io? Sì. Ho detto alle 8. Sì, va bene. Arrivederla, signora. Beh, bisogna che vada. Tu vieni? Anche oggi Coquelin è rimasto a casa. Mi tocca aprire il negozio. Sai che è un bel lavativo quel Coquelin? Ah, a chi lo dici, sì. Da Pasqua è stato malato almeno... Tu scendi con noi? Si può sapere dove andate? A Viren, mi vengano a prendere. Ah. Alle 7 devi essere a alle casa. Alle 8? Va bene, alle 7. Mm. Ah, non vedo l'ora di riprendere il turno di mattina. Chissà come mai il pomeriggio sembra tanto più lungo. Poi è inutile. La mattina in casa... Senti, George, fammi il piacere, passa da Fournier e digli che vado su domenica mattina o pomeriggio, ancora non lo so. Vedrai che razza di posto. Come posto, voglio dire il paesaggio. Non c'è niente da dire. Io, se tutto va come spero, porca miseria, è lì che mi piazzo. La casa l'ho fatta, piccola, ma insomma c'è tutto quello che serve. Ma ci sono già stato a Viren un giorno con George l'anno scorso. Un giorno, che vuoi che sia un giorno? Bisogna viverci per capire la bellezza, la poesia. E io la poesia so cos'è. Avanti, andiamo. Non vi portate un po' di merenda? No, grazie. Se ci viene fame, compriamo qualcosa lì. Bravo, e così la pagherete il triplo. Complimenti. È proprio vero che per voi i soldi non contano. Ah, sei uguale al mio povero fratello, quello che ha preso la medaglia ai Dardanelli. Non rompermi l'anima con tuo fratello ai Dardanelli, non è il momento. Ma sei morto. È morto. Ma un fratello non lascia pensione a una sorella. Hai visto? Quel porco del preside. È un errore, eh? Non è niente, mamma, sta calma. Te l'avevo detto che ieri non andavo a scuola, no? Il professore di storia ce l'ha con me, voleva fregarmi, capisci? Ma se non sono pronto non mi si interroga. Qui dice invece che più di una settimana che non vai a scuola. È stato un caso, proprio un caso che ho preso io la posta. Ma se tuo padre lo sapesse... E allora diglielo, diglielo, che aspetti? Andiamo, ragazzi, perché fate così? È il vostro ultimo anno. Nell'armadio in basso, fai presto. Sai bene che non dirò niente a tuo padre. Andrò a parlare con il preside, ma mi devi promettere. Domani mi farò interrogare e vedrai. Saprò tutto a memoria e lo fregherò io. Lì, hai finito di lisciarti, non sei mica Laurence Olivier. Il nostro programma è calcolato minuto per minuto. Se cominciamo a sgarrare, siamo rovinati. Prendila tu. No, è per te, dilla tu.
Pierre viene con voi? Sì, sì. Hai parlato con Pierre? Simone gli ha telefonato. Dice che aveva un grosso affare. Sul serio? Ma verrà. Poi ha assicurato che verrà. Ripeti bene o niente regalo. Chi ha detto che oggi deve andare? Deve andare incontro alla primavera. E che ha bisogno di 100 franchi per prendere l'autobus. Ah, brava, vai. Che deve andare incontro alla primavera e che ha bisogno di 100. Cosa dici? È inutile che tuo fratello venga a raccontare frottole. Non gli do un soldo. Tram, autobus, Coca-Cola. Andiamo a fare una gita, papà. Dove? Al castello di Viren. George dice che ci sono delle prigioni che servivano a Luigi XI. Col mio fiuto da poliziotto scoprirò certamente dei tesori. Dì al tuo amico George da parte mia che è un ignorante. Quando è stato costruito Viren, Luigi XI era morto da qualche secolo. Le prigioni non ci sono mai state per il semplice fatto che era un monastero. Maritre, lascia stare la storia. Avanti, Pierre. Sapevi benissimo che tuo padre oggi suona al liceo. Certo che lo so, mamma. Ma se non vado io alla gita non ci vanno neanche gli altri. Ho telefonato a Simone per cercare di sganciarmi. Ma ti assicuro, niente da fare. E poi, sai, i concerti io... E te ne vanti. Hai un'occasione di truirti e di poter ammirare tuo padre. Confessa piuttosto che Simone. E lei, non facciamo storie, eh? Non ce la voglio, non ce la voglio assolutamente. Marie Claire, ecco, di tuo fratello che vada a scoprire tutti i tesori che vuole. Ma perché Gustavo? Deve venire. Ma neanche per sogno, fammi piacere. E se me ne vuoi fare due, non venire neppure tu. Ma sei matto? Lo dice, ma se poi non andiamo, gli dispiace molto, tu soprattutto. Ma no, non ci tiene per niente, lo sai com'è fatto. Avanti, dammi i soldi. Sbrigati, Marie Claire. Ha detto papà che spera andare molto lontano. Lontanissimo, e non ti farai vedere al liceo. Tanto è inutile, fammi i buchi buchi, io non ne so. E quella è la musica che piace a te. E questo dove l'hai presa? È di papà. Ma chi ti ha permesso di prendere le cose di tuo padre? L'arte. Rimettilo subito a posto, avrai tempo di interessarti all'arte. E porta il pullover, che la sera fa fresco. Helen, se vuoi venire con me, muoviti, perché mi mandano la macchina. Gustavo, se c'è l'auto, non potremmo accompagnare... Pierre, tu dove vai? Prendiamo l'autobus da Saint-Cloud. Potremmo accompagnare prima le bambine e poi Pierre. Dal momento che disponiamo di una macchina? Sì, è chiaro. No, avanti, sbrigatevi. Sbrigatevi, sono pronto. Pierre! Pierre! Sì, eccomi, papà! Ma che diavolo fa? Dovrebbe essere già qui. Ma non aveva appuntamento con te. Prima doveva passare dalla banca a ritirare dei soldi. Avresti dovuto pedinarlo, voi altri. I signori desiderano? Non saprei proprio. Può scegliere. Uno scotch. Che cosa? Whisky, scotch. Ah, whisky, se non lo dice. Una limonata per me. Non viene. Non ci sarà mica delle spie per noi. Oh, anche se non viene, noi andiamo lo stesso, no? È per andare a Fragole, la stagione è finita. E ti prego. Ecco quello che deve accadere. Oh, quel che deve accadere, non succede mai niente, si sa. Oh, Genevieve, se non la pianti ti arriva un paio di schiaffoni. Oh, passaggio, lo dico a mamma. Potevi fare a meno di portare quella mocciosa. Ha fatto bene, così Pierre non sospetterà. Se è per questo una nonna paralitica. Potevi prestarcela. Alla famiglia, non ne posso più, capisci? Non ne posso più. Ormai siamo arrivati agli sgoccioli. Quanti ne abbiamo oggi? 19. Il 22 è partenza generale. E allora? Allora vedrete. Saremo liberi. Quella sarà vita. Io ho avuto una bellissima idea per l'inaugurazione del nostro tabarene ad Algeri. Tu ti metterai una maglia rossa, aderente, e una gran barba bianca. A te ti manca una rotella. Io canterò, bello mio, sì, ho già il mio repertorio. Non conosci gli arabi, quei tipi lì vanno a sodo, dovrai pagare in natura. Ho letto in France Dimanche che c'è un aeroplano che fa il trasporto dei passeggeri clandestini. C'era persino la tariffa, 900 per 6 persone. 900? 1000, cretino. Ne avremo. Oh, dilettanti. Ecco qua. Hai delle camel, Paul? Ecco Pierre. Potrebbe portarci quella macchina, no? Sono in ritardo? Accidenti. Si può prendere la tua macchina? No, non voglio far sapere dove vado. E poi James stanotte deve fare una corsa fino a Marsiglia. C'è l'autobus, brigate! Su, muovetevi! Attenti, eh. Niente stupidaggini, capito? Bisogna scoprire il suo gioco, che intenzioni ha. E poi non soltanto le intenzioni, ma i fatti. La lettera.
Ma sì, la lettera per l'alibi, si era detto che ci pensavi tu. Ci penserò. Vada, bisogna che sia chiara, molto chiara. Date retta a me, con la polizia. Lascia stare, sarà luminosa. Fa un po' tu i biglietti. Sempre la stessa storia, non mi sono ricordato di cambiare. Sì. Quanto hai? Non so di preciso, non conto mai i soldi. Hai combinato un affare? Ho sempre del liquido nel caso che parto. Avrei voglia di andarmene nel Panama. Allora ci vai da Algeri. Da Algeri? Fra due settimane saremo tutti ad Algeri. E ricordati, ti sei impegnata a pagarci il viaggio. Quant'era? 900.000? Ma insomma, che cos'è questa storia? Quando avresti intenzione di partire? Ah, sono affari miei. Ho già avuto un acconto di 5 milioni. La cosa può essere imminente. E noi? Lo sai che siamo pronti a partire? Lunedì 22. Bye bye. Come, non verresti con noi? Direi di no. Ma ci lasci i soldi? È molto improbabile. Investo tutto in una partita di diamanti grezzi. Diamanti grezzi? Me ne darai? E poi proprio in questo momento ho un sacco di spese. Ho una mezza idea di sbarazzarmi di Lili. Sì, ormai ha fatto il suo tempo. Dovrò liquidarla bene, però. Non ingombrate il passaggio. Sedete, giovanotto. Hai sentito? Ti sorprende? Sta tranquillo, glielo facciamo fare noi un viaggio oggi. Un bel viaggio. Ma dove terrà i soldi? In banca o da lì? Bisognerebbe avere una procura. La procura ce la faremo. Forse basta quello che ha con sé. E Simon, ti fidi tu di Simon? È Lili? A Pierre, mio uomo. La sua Lili. È un idiota perfetto, una vera sanguisuga. Ma fisicamente, come carrozzeria, è in gamba. Ora si è fissata che vuole avere un figlio da me. E faglielo fare. Sì, così mi rimane sul gobbo per tutta la vita. Ti occuperà. Ho già tante occupazioni. E di tutt'altro tipo. E poi le donne devono mettersi in testa di sbrigarsela da sole. Hanno pure diritto al voto. Ah, quanto sono stanco. Sempre la stessa vita. Gli stessi hotel, le stesse notti, le stesse cose ogni notte. Devono essere notti piuttosto movimentate. Sì, ma se crede di impressionarmi, si sbaglia, poveretta. Ho scoperto che paga James perché mi sorvegli. Non vi dico che storia ha fatto perché oggi sono venuto qua. Alla fine mi ha offerto 100.000 franchi perché rimanessi con lei. Ma è un'isterica, dovresti farla internare. Una donna alla sua età non corre dietro agli studenti di liceo. Non ho più bisogno dei suoi soldi, ne ho più di lei. Però mi piace tanto quando si allarga. Stamani, mezza nuda, spettinata, era formidabile. E in quanto a esperienza, credi a me? Sono ben poche le donne che possono starle vicino. Che cos'ha in questa tasca? La merenda? Io ho portato della cioccolata. George, siamo arrivati. Sentiamo. Sentiamo la prossima. Irene! Ci ferma al passaggio a livello? Va bene. Di un po', George. È qui che passi le vacanze? Sì, è qui. La nostra casa è là in fondo. Sai che barba stare 3 mesi qua? Uno strazio. Perché? A me sembra carino. Altro che? Da morire.
Mi vuoi fare impazzire? Io? Si direbbe tu non sappia cosa ho in fondo al cuore. Ma sì, un vulcano. Alla tua età i ragazzi hanno un vulcano in fondo al cuore. Aspetto come un mendicante che tu mi guardi. Che ti avvicini anche per un solo istante. Ho tanto bisogno di baciarti. Perché gli sei stata sempre appiccicata? Ma senti, Andrei, basta. Che devo fare? Procurare la lettera per l'alibi o consolare le tue pene di cuore? Sì, sì. Sei talmente bella che io sono geloso di tutti quelli che ti guardano. Lascia che guardino, non ti preoccupare. E poi a me piace farmi guardare. Vorrei stare solo con te. Ci staremo, non aver paura, ci staremo. Andrei, io ti amo, ma se mi spediscono in qualche collegio insieme non ci staremo più. Portami via. Portami via! Ma saremmo già partiti se quel porco di Pierre non ci avesse preso in giro. 6 mesi di progetti per niente. È un peccato che non ci siamo messi con Pierre. Ma è lui che ci ha mollati. Mica fesso. Tutto quel che guadagna è suo e basta. Si fa presto a mettere insieme i milioni a quel modo. Noi invece siamo tutti insieme. Sì, sì. Lunedì 22, credi a me. Oggi sono io che decido. Vedremo. Venite di qua, ragazzi! George dice che si fa prima! Vengano, vengano, signore e signori! Vedranno in carne ed ossa il famoso esploratore George Ruby, 3 volte mangiato da un leone, 1 volta sposato a Rita Hayworth e ancora vivo! Ci trascinerà in un'appassionante avventura! Vieni, bambola. Si passa di qui? Vieni, Paul! Sono qui. Si le roi s'avisaient. Cercava che il guardiacaccia è Fournier. Signor Fournier, mio padre mi ha incaricato di dirle che verrà domenica. Ah, ha detto così? Sì, ha detto così. E allora, fate una passeggiata? Sì, facciamo un giretto qui per il bosco. Porti il mio omaggio alla mamma. Presenterò. Che fregno. Cosa hai detto? Niente, americano. Beh, che ti piglia? E lasciali stare. È la primavera. Tieni, prendi. È il compito per domani. Non lo dare ad Andrea, eh? L'amore fa fare questo ed altro, ma insomma. Quando De Musset, per esempio, faceva i compiti a Georges Sand, non li passava mai a Chopin. Grazie, Pierre, sei un tesoro. Vorrei sapere perché continui a venire a scuola col giro di affari che hai. Oh, mi è utile. È un paravento. Per i compiti pago un tale, un laureato che me li fa. Sei formidabile. Ti ricordi l'anno scorso, quando mi facesti quel tema che finiva con una dichiarazione d'amore? Me ne ricordo, sì. E ricordo bene anche la tua risposta. Niente da fare. Beh, ti sei arriso presto. Segno evidente che non ci tenevi poi tanto, se no saresti tornato alla carica. Te l'intendevi con André? E tu con Lili? Non è la stessa cosa. È tutta un'altra storia. È sempre una storia. E adesso con André? André? È un bambino. Ha 1 anno più di me. Può andar bene per una passeggiata in campagna. Di Pierre, perché non mi porti con te nel Panama? Mi vuoi un po' di bene? Portami via. Portami via. Non bastano per fare un bel fuoco, prendile degli altri. E poi giochiamo a Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco? Ma sì, quella signora che ha bruciato viva. E perché l'ha bruciata? Perché si occupava di politica. Ne volete anche voi? E acqua viva. Sono serio, molto forte. Vivo alla morte del traditore. E allora? Allora cosa? È semplicissimo.
Quando verrà Andrea e io lo portiamo con noi. E noi vi aspettiamo qui? Se servirà verrete a darci una mano, ma dopo. Casomai dopo. Grazie, ne faccio a meno. Scommetto che Simone ha fatto cacciare i soldi. E io vi dico che siamo pazzi a lasciarli soli. Conosciamo bene i sistemi di Pierre. È tipo di saltarle addosso, tentare di spogliarla, strapparle tutti i vestiti. Baciarla per forza. E dopo? Lasciamogli godere gli ultimi istanti. In Russia i condannati a morte prima dell'esecuzione hanno diritto a una ragazza come ultima consolazione. L'ho visto in un film con Cherkasov. Mi dici perché hai sempre quella faccia da beccamorto? Per loro l'ideale è che mi sposi e abbia un bel libretto di risparmio. Guarda, se non li detestassi tanto li troverei comici. Pensa a mio padre. Ha lavorato tutta la vita per diventare comproprietario di un negozio e non ha nemmeno la soddisfazione di dire di aver lavorato onestamente. Perché ruba, capisci? Ruba. 5 centimetri di stoffa al metro, ma ruba. Che cretino. Ma se vuol rubare, tant'è che rubi dei milioni. Allora sì, ne varrebbe la pena. Io voglio una vita brillante, capisci? Mi piacciono le macchine americane, il denaro. Non per il denaro in sé, ma per umiliare gli altri. Per ubriacarsi, se vuoi. Non ci si può ubriacare tutti i giorni. Io voglio vivere a modo mio e sono pronta a fare qualsiasi cosa pur di uscirne. Ti fai delle illusioni. Perché delle illusioni? In realtà si ruba e si uccide molto meno di quanto immagini. Per fortuna, del resto. E sei tu che dici questo? Proprio tu che fai una vita così avventurosa e formidabile. È per questo che ti amo, Pierre. Portami con te nel Panama. Ti aiuterò. E se vuoi tenerti anche lì, beh, d'accordo. Non sono una figlia di Maria. Senti, Simon, non si tratta di questo. La verità... Allora spiegati. E se ti dicessi che io... Cosa? Che hai fatto i soldi giocando a mosca cieca? E che con Lili leggi le favole di La Fontaine la notte? Io non ho soldi, Simon, come non ho nessuna Lili. Poverino. Lui è un bravo ragazzo che la notte pensa alle equazioni. E a te? Smettila, Pierre. Non sono mica rimbecillita. Eppure vorrei che tu mi amassi come se fossi davvero un bravo ragazzo. Uno qualunque. Perché? Perché fra tutte le mie avventure, per me tu sei l'unica innocente. La scuola sei tu. L'eroina di Racine sei sempre tu. Al diavolo Racine! Non sono affatto innocente e voglio partire con te. Io invece non voglio. Voglio che tu rimanga la ragazzina a cui mancano i soldi per andare a vedere l'ultimo film di Gélin. Davvero? Sì, davvero. Per me è finita. Ma tu, Simon, tu hai tutta la vita davanti. Ora non mi vorrai più bene. Io? Ma sì, probabilmente hai ragione. Ecco il denaro. Vuoi farmi un piacere? Anche mille. È una sciocchezza, ma che vuoi? Quegli imbecilli dei miei genitori si credono che filiamo. Sarebbe troppo lungo spiegarti. Sanno che ti voglio bene, ecco. E ogni volta che torno a casa tardi mi tempestano di domande. Il piacere, il gusto di umiliarmi. Scrivimi una lettera. Ma nemmeno una lettera. Bastano due righe, come si fa quando si prende una decisione improvvisa. Per esempio, non saprei. Mia, sì, sì, parto per l'America. Ho deciso in fretta e furia. Perdonami. Insomma, quello che vuoi. Farò in modo che trovino la lettera. Crederanno che tra noi tutto sia finito e sarà davvero così. E per sempre. Yeah. Oh. Yeah. Mi secca di farlo sapere agli altri. Fidati di me. Eccoci! Sai che l'ho raccolta tutta io? Hai demolito metà foresta? Sì, quasi la metà. Beh, forse un po' meno della metà. Ce ne avete messo del tempo? Allora, ci vogliamo muovere? Le roi.
savais ça, Isabelle. Isabelle, si le roi savait ça. À la coiffe de dentelle, vous n'auriez jamais plus loin. Qui ci vorrebbe un po' di carta. Fatela dare da Pierre, coi soldi lui ci accende la pipa. Noi tre partiamo in ricognizione. Voi due passate di là, io vado di qua. Tu vieni con noi? No, è molto meglio far così. Andiamo? Allora, André, coraggio. Hai una sigaretta? È per me che lo fai, André. Allora siamo d'accordo. Anche se non mi vedete, andate sempre avanti. Hai capito, André? Tanto la strada la sai. Non capisco perché George vada via solo. Incomincia a far fresco, eh? Va a finire che ci buschiamo un raffreddore. Ecco il castello. Dai, facciamo i 100 metri, oggi sono in forma. Potrei fare il dato peggio. Ricordi il nostro campeggio a Charleroi? La pioggia che è venuta giù quella notte? Non scrivi più poesie? No. Non mi va più, è troppo facile. Ho bisogno di altro, capisci? Ben altro. Ti scoccia parlare delle tue poesie? Erano mica male, dovresti continuare. Non sono verbose come quelle di Victor Hugo. Sembrerebbero di Prévert. Secondo me potrebbero aver successo. Ma dov'è finito George? Deve sempre complicare tutto. Per quanto, sai, mi fa piacere stare con te. Stato da queste parti. Chandier! Simone.
Santo cielo. Ferito, mi date una mano. Presto. George. Porta a spasso il cane, sbrigati. Andiamo, Totò, vedi. E passa anche dal lattaio. Hai capito? Ho capito, non sono mica sordo. Un'altra volta rispondi. Pronto, sì? Sì? Le dispiacerebbe richiamare un po' più tardi. Mio marito riposa. Era rientrato molto stanco e allora... Ah, sì, certo. Abbiamo una casetta a Viren. Mio figlio? Chi è questa rompiscatole? Sì, aspetti un momento solo. C'è al telefono un signore, un funzionario di casa Viren. Pronto, dica. Sì? Conosci un compagno di George che si chiama Pierre Berry? Sì, certo. L'anno scorso era sempre qui per casa. Sì, sì. Con mio figlio? Dov'è George? Ti ho chiesto dov'è George. Chiamalo subito, corri. Un momento, viene. Credo che ci sia un errore. In ogni caso, io sono qui. George è andato giù a farmi una commissione. Che è successo? Mandamelo immediatamente, voglio parlare con George, hai capito? Andiamo, c'è da rimettere a posto la rivoltella. A che ora è successo? Saranno state circa le 6. E tu dov'eri? Hai preso tutto? Non aveva che soldi falsi. Ma anche se fossero stati veri, non li avrei presi lo stesso. Non mi andava più. È finito. Ormai tutto è finito. Mi ha fatto una strana impressione. George. Ah, il latte. No, vieni su. Tuo padre vuol parlarti. State a Viren oggi pomeriggio. Sì. Te l'ho detto, di subito la verità. Rispondi. Basta. Ti giuro di no, ti giuro di no. Non sono stato io. André, André, diglielo tu, André. Papà è lui il colpevole. Diglielo tu, André, che sei stato tu a sparare. Che io non c'entro affatto, io non ho sparato, non ho sparato. Papà, papà, è stato lui solo a sparare. È vero? Tu, da solo? Andiamo al commissariato. Andiamo. Su, muoviti.
non hai fatto niente, ritorna a casa. Un incendio. Già, un incendio. Tanto paga sempre l'assicurazione. Mi ero appena addormentata. Perché suonano così la notte? Uff, che afa. È calda. Giulio, Claudio non c'è. Ti aveva detto che usciva? Chi? Come chi? Claudio, aveva detto che restava in casa stasera. Avrà cambiato idea. Ma sono le 4. Già. Dove sarà a quest'ora? Che gli sia successo qualche cosa? È così delicato. Ma che delicato, è un ipocrita. Io non mi faccio più illusioni. Comincio a capirlo. È lui che crede che io non lo conosca. Ma guarda, guarda che disordine. Ti pare mai possibile tollerare che si tengano i libri in questo stato? Bisognerà fargli un'altra libreria. Ah, ecco. Vuoi sapere dove sta? La conosci? Te l'ha mai portata per casa? Claudio non invita mai nessuno. È sempre invitato dappertutto. Appunto, sarà a qualche festa, beato lui. Però viene bene in fotografia. Senti, io torno a letto. Magari sarà proprio l'incendio di stanotte a darmi da fare domani in ufficio. Io sono preoccupata. Non ha mai fatto così tardi. Domani mi sente. Bianca, bisogna abituarsi. Non è più un ragazzino. Tutte le donnacce che ci sono in giro. Speriamo bene. Jeep 3595, ricevuto. Brigadiere, la barca sta arrivando. Si parte subito. Vediamo subito, passo. Via,
dai. Io vado giù, eh. No, da quando commercio in sigarette mia moglie fuma più. Ma cammina, dai, va. Thank you.
Eugenio! Eugenio! Comandi, signora. Il signorino ti ha detto per caso dove andava ieri? Sai se ha telefonato qualcuno? Sì, il signor Olivieri. E chi è? Ah, non so, è uno che telefona spesso. Olivieri? Ma come si chiama di nome? Se permette, signora, volevo dirle, stia tranquilla. Non è la prima volta che fa tardi, forse lei non lo Perché sa. Non me l'hai detto? Succedono tante disgrazie. Ma cosa va a pensare? Bianca, se devi fare tutte queste storie è meglio che andiamo subito al commissariato, agli ospedali, dove ti pare. Ma non è mai successo. E succede oggi. Piuttosto hai cercato di sapere qualcosa di quella ragazza della fotografia. Come facevo? Eugenio mi ha detto che ieri sera gli ha telefonato un certo Olivieri. Ma anche lui, come si trova? Ma è mai possibile che tu non conosca neanche gli amici di tuo figlio? Saranno compagni d'università. Vabbè, ho capito. Vado al commissariato. Vengo anch'io. No, no, non c'è bisogno. Aspetta che ti telefono io quando avrò parlato col commissario. Si sente male. Vuole che chiami qualcuno? Ti dico, agli ospedali niente. È già una buona cosa, no? Ora stai tranquilla. Anche il signor commissario è del mio parere. Comunque manderà qualcuno a casa. Sì, sì, due agenti. Ma no, no, è una formalità. Sì, sì, così potrai spiegare meglio e dare tutti i nomi. La ragazza, la ragazza. Il signor commissario mi chiede se non ci risulti che Claudio abbia avuto dei dispiaceri. Sì, se non abbia litigato con quella ragazza. No, no, signor commissario, e gliel'ho detto anch'io. Mio figlio non è tipo di fare sciocchezze per qualche delusione. Noi, per la verità, la signorina non la conosciamo personalmente, ma è lo stesso. Allora, hai capito? Sì, passo un momento in ufficio e torno subito a casa. Vabbè. Signor commissario, le sono grato per la sua cortesia. Per carità, lieto di poter essere utile a un amico dell'onorevole Valeri. Arrivederla. Di nuovo. Piantone.
Di solito si aspetta un giorno o due. Il ragazzo potrebbe essere andato fuori Roma. Mio figlio. Ma no, per carità, avrebbe avvertito. E non ha ragione di ritenere che ci siano stati dissidi, non so, col padre? No, mio marito ha già spiegato al signor commissario, non c'è stato niente. Sa dirmi di chi sono queste lettere? Ma non saprei. Compagni di scuola, amici. Io non capisco perché, mi scusi, sa, perdiate tempo a esaminare queste carte. Claudio ha avuto certamente un incidente. Suo figlio si occupa di affari? Ma che sciocchezze, è ancora un ragazzo, fa il primo anno di università. Grazie, signore. Vieni tu. Dove eri quando hai sentito sparare? Andavamo in fabbrica a fare gli straordinari. Chi c'era con te? C'erano gli altri. Che ora era? Saranno state le 5. Vengo da casa Valmauro. Dopo, dopo. No, scusi, quel giovane Claudio Valmauro. Guardi cosa ho trovato. Vedete che Marina ha bisogno d'atmosfera. Ragazzi, telefoniamo a Claudio che venga, altrimenti siamo rovinati. Cretini! Perché? Non è vero? Come siete spiritosi? Sul serio, com'è che non viene? Avrà trovato una bionda. Se non viene, peggio per lui. Che mi importa? Cos'hai? Se vuoi che ti consoli, sono qui. Esistenzialista. Claudio! È da stamattina che tua madre mi tempesta di telefonate. Hai incominciato alle 8. Che t'ha detto? I tuoi sono andati al commissariato. Dove sei stato stanotte? Perché hai quella faccia? Ma non possiamo uscire un momento? Mi fai lasciare tutti quanti così? Ragazzi, fate conto di essere a casa vostra, eh? Cosa c'è? Niente. Andiamo via. Passiamo di qua. Marina Locatelli. Sì, al terzo piano. È in casa? C'è pure gente, ho ricevimento. Venite, vi accompagno. Sono tutte scuse. Cosa vuoi che sia successo? Mi sta venendo una rabbia che... E poi anche tu potresti avere il buon gusto di non mettermi in mezzo. Gliel'ho detto, sai, a tua madre. Mi ho telefonato con un tono, ma che le ha preso? Ti sembra che abbia torto? Dillo. Tu dici che vieni da me e poi vai in cerca di avventure. Ah, ti ho ridotto bene. Ti sei anche sbronzato. Smettila, Marina. Smettila tu. Sono stufa, sai. Non mi importa se vai con le altre donne. Vai con chi ti pare. Ma senza tanti drammi e scene patetiche. Le cose si dicono in faccia. Ti prego, Marina. Puoi capirla che non ho nessuno. Nessuno.
credevo di volerti così bene, Marina. Non ti ho tradito, te l'avrei detto. Ma c'è una cosa che ancora non sai. Una sola. Una sola? Non so niente di te, neppure se mi vuoi bene. È la prima volta che me lo dici, te ne rendi conto? Devo andar via, Marina. Sarebbe bello poter andar via insieme, fare dei viaggi insieme, pensa. Vedere dei posti lontani, partire quando se ne ha voglia e tornare quando viene in mente. Così è bella la vita. Solo così si può essere felici. Ci vogliono denari, tanti e subito. Perché questa vita io la voglio vivere da giovane, a 20 anni. E non quando sarò vecchio. Hai capito? Ma cosa dici? Oh, signore, ma che ti succede? Hai litigato con i tuoi? Succede tante volte. Farete pace, se ti danno tutto quello che vuoi. Ah, perché credi che i soldi che ho sia mio padre a darmeli? Me li procuro da me. Non è mica difficile, sai. Avevo ingranato. E come? Ancora qualche mese e poi sarei venuto a proporti. Marina, filiamocene via. E voglio salvarmi lo stesso, capisci? Non mi sento nessuna colpa. Non riconosco a nessuno il diritto di togliermi la libertà. Che cosa dovrei fare? Andarmi a costituire? Passare degli anni in galera. Perché rinunciare a tutto? Non mi rassegnerei mai. Mi sembra di impazzire solo a pensarci. Ma ti rendi conto, rinunciare alla mia giovinezza? Ho fatto di tutto per godermela. E credo ancora di avere questo diritto. Anche ora che ho ucciso un uomo. Sì, Marina. Ho ucciso un uomo. Sei pazzo? Ma di che cosa stai parlando? Andiamo via. Forse noi due non ci vedremo mai più, Marina. Claudio. Scusami. Fammi il piacere. Andiamo via di qua. Non verrai compromessa. Tu non sai niente. Non sai niente, capito? Non sai niente. Non è vero, Claudio. Non è possibile. È vero, Marina. So che avrei fatto meglio a non dirti niente. Ma avevo bisogno di dirlo. Non ho rimorso, sai. Non mi riguarda, è come se non fosse successo a me. Se non mi sentissi tanto male. È stato quando sono caduto. Ma cosa mi è successo? Cosa ti senti? Non lo so, sto male. Dimmi cosa ti senti. Può essere una cosa grave. Una lesione interna. Claudio. Andiamo dal medico. Ormai che importanza? No, ti porto dal mio medico di casa. Non aver paura. Il dottor Bonanni. Ti accomoda, pronto soccorso.
Aspetta un momento, torno subito. Che desidera? Per piacere, il dottor Bonanni. Deve essere al pronto soccorso. Chi è lei? Gli dica la signorina Marina. Pronto? Avvertite il dottor Bonanni che in portineria c'è la signorina Marina che l'aspetta. Viene subito. Grazie. Signora, il signorino è tornato. Dov'è? Nella sua camera. Che cosa ha detto? Come sta? Claudio! Claudio! È tornato! Ti prego, Bianca, lascia fare a me. No, io! Calma, calma. È una faccenda che riguarda me. Buonasera, commissario. La ringrazio. Ma mio figlio è tornato proprio ora. Mi dispiace di averla scomodata. Stia tranquillo che... Devo pregare suo figlio di seguirci al commissariato. Al commissariato? Chiama il medico, presto, presto. Scusi, commendatore, il numero del telefono del dottore. È incredibile. Hai cresciuto un figlio, giorno per giorno. Te lo sei tenuto accanto. Ed improvviso ti trovi di fronte a uno sconosciuto. O un mascalzone. Giulio! Ken Wotton. No, mi dispiace, le ridò il centralino.
Caterina Davis? Ken Wotton. No, mi dispiace, Tom Smith. No, non sono io. Che mi ha dato era per Tom Smith? Sì, ammetto che i due nomi siano quasi identici. È vero? Ah, Verona. Ma dove l'hanno rimediata quella ragazza? Accidenti, che caldo oggi. Ken Wotton. No, non sono io. Signorina Davis, qualcuno chiede dell'elettricista. Io mi occupo di cronaca nera, non di valvole. Speriamolo. La stampiamo? No, si sono messi d'accordo per non pubblicare niente. Soldi. Ken Wotton. Ah sì, un momento per cortesia. Congratulazioni, signorine. Ron? Sì? Per favore, parli più forte. Vorrei sapere prima di che si tratta. Cosa? No, non riesco a sentire bene, colpa di questa apparecchio, è mezzo guasto. Vuole darmi il suo numero, la richiamo io? Come ha detto? Saffron? Saffron 2011. Hai una cabina pubblica. Bene, richiamo subito. Chiama la polizia di Saffron, presto. Sì, 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 subito. Mi dia la polizia di Saffron? No, signorina, è un'interurbana. Chiamami quel numero di Saffron, per favore. È un certo Hallam. Dice di aver trovato in un parco una donna assassinata e vuole vendercene il cadavere. 200 sterline. Poco per un cadavere. Saffron 2011. Fallo rimanere al telefono con una scusa. È meglio sentire prima che cosa ne dice la polizia. Sì, signorina Davis, lo so. La stiamo mettendo a dura prova. Ho bisogno... Sì, ho bisogno di parlare anche con Saffron 2011. Sì. Pronto? Qui è Ken Wotton del Daily Witness. Hai ragione, tesoro mio. Ora parliamo un minuto con la cara zia Maud e poi torniamo a casa. Cosa ne dici? Credi che il signore avrà intenzione di telefonare o no? Ma guarda un po' che odioso modo di comportarsi è questo. Che gente villana si incontra. Andiamo. Scusi, eh? Polizia di Saffron. Va bene, grazie. Sermette. I miei libri. Allora, dove andiamo? Glielo indico su. Ci vengo spesso la mattina per leggere e scrivere. Ho bisogno di solitudine perché mi piace leggere ad alta voce e non posso farlo che in un luogo dove non c'è nessuno. E sa cosa leggevo stamattina? Lode alla morte di Shelley. Strano, eh? Certo, lei la conosce. Oh, morte, dov'è il tuo fine? Alzando gli occhi dal mio libro ho veduto qualcosa che luccicava tra l'erba. Era questa collana. E quando mi sono curvato per raccoglierla, ho visto una mano. Poi un viso bianco. Bianco come il gesso. Come il gesso. Procurami i connotati di tutte le donne di cui è stata denunciata la scomparsa in questi giorni. Signor, sì. Strangolata, eh? Perché non hai informato subito la polizia? Per la verità avevo una mezza voglia di non dirlo a nessuno. Queste storie sono sempre seccature. Si rende conto, per esempio, che ho già perso 2 ore con voi? Proprio mi dispiace. E che cos'è che le ha fatto cambiare idea? Ho pensato che se dovevo venire coinvolto in questa faccenda, tanto valeva guadagnarci qualcosa. E lei, Aubrey Allen? Sì. Io sono Ken Wotton, del Daily Witness. Oh. Lei può sempre scrivere quell'articolo se la desidera. Avete già finito con lui? Ancora no. Bisogna che venga nel mio ufficio a firmare un verbale. Circa quell'articolo,
Io penso che qualsiasi cifra il vostro giornale sia solito pagare per un pezzo così sensazionale, a me dovrà dare il doppio. Ah, sì? Vede, nel mio articolo non dovrete rimetterci le mani. Io sono uno scrittore. Giornalista? Poeta. Ah, davvero? E ci scriverà l'articolo in versi? Signorana? Sì? Se vogliamo far uscire l'articolo domani, non c'è tempo da perdere. Bisogna che lei venga a Londra appena finita. Oh, certamente. Allora ci conto, eh? Ok. Chi le ha detto di mettere virgola? Dal modo con cui è dettato sembrava ci volesse. L'ho pregata di non alterare la punteggiatura. Io detesto le virgole. Stile alla Gertrude Stein? Stile. Forse perché i miei giorni scorrono tanto monotoni e tranquilli. Giorni grigi, giorni vuoti. Il volto, inerte e paurosamente bianco di quella sventurata donna, mi ha colpito. Non vuole il pezzo scritto da te? Troppe virgole. Oh. Appunto. È molto strano, mi trovai a pensare. Quante cose si possono notare in un attimo. Punto. Hanno mandato le foto. Il poeta vorrà scegliere quella da pubblicare. Naturalmente. Non saranno pronte prima della sua partenza. Ah, io non parto oggi. Rimarrò a Londra fino a domani. Avremo tutto il tempo necessario. Comunque è meglio che lasciate scegliere a noi. No, grazie. Non credo che quelle di profilo siano buone, a meno di non ritoccarle. Ritoccarle? Le riprodurranno su tre colonne, non è vero? È stata mai pubblicata una sua fotografia in prima pagina? No, che io ricordi. Supponendo che tiriate 1 o 2 milioni di copie del vostro giornale, entro domani almeno 6 milioni di persone leggeranno il mio articolo e vedranno la mia foto. Ho tutto il diritto di voler apparire bene. Come no? Sì, può andare. Meno male. A proposito, non potrebbe per favore pagarmi subito? Sì, penso che si possa fare. In contanti. Perché? Vuol fare baldoria? No, io andrei alle corse dei cani. Strano modo per un poeta di passare la serata. La divertono queste corse? Francamente mi annoiano a morte, ma rendono bene. Vuol giocare in società con me? Scusi. Prego. L'hai appuntato? Sì, una sterlina sul 3, lo danno a 10. Sciocchezze. Sarebbe a dire? Bisogna puntare il favorito. A proposito, può anticiparmi le spese dell'albergo? Facciamo 5 sterline. Ma come, l'abbiamo appena dato 75 sterline. Ne avevo chieste 200. Li sa fare i suoi affari, lei. Mi piacerebbe leggere le sue poesie, saranno orrende. Vedi, con le 5 sterline voglio puntare. Sì. Sul favorito 80 sterline vincente. 80 su 4, 120 per 80. Ecco lei. Dica, ma lei è pazzo. Perché? Perché investe i miei soldi in una cosa sicura? Io non sono un dilettante, sa? Ho capito, ma una cifra simile. È mia abitudine non lasciare mai il certo per l'incerto. E non commetto errori. Ah, me ne ero già accorto. Andiamo alle staccionate, di qua non si vede niente. Ha delle cose molto curiose quel delitto. Ho intenzione di scrivere un altro articolo. Non per noi in ogni caso. E poi avranno già preso l'assassino. Ne dubito assai. Mi sembra un delitto perfetto. Non ci sono né tracce né moventi. Perfetto. Quando vedrà la mia fotografia sul giornale rimarrà come una scema. Ehi, ha vinto lei. Naturalmente. Ora riscuoto il denaro e poi ce ne andiamo. L'altra corsa non mi interessa. £120. 80 sterline sul numero 4. Sì, va bene, paga. 120. Ehi,
Ma non eravamo in società noi due. Dover fare quel mestiere per tutta la vita. Ma che c'è di strano, li pagano bene. E poi un'occupazione vale l'altra. Sono tutto ugualmente impossibili. Non saremo né io né lei a cambiare la faccia del mondo. Disgraziatamente bisogna lavorare, che cosa vuol farci? Proprio? Non lo credo. Io provai a lavorare una volta, in un negozio. Ci andai perché c'era una ragazza. Ho resistito 15 giorni, poi scoprì che potevo vedere la ragazza senza la segatura di lavorare. Non vorrei essere indiscreto, ma come pensa di guadagnarsi la vita? È semplice se uno ha la fortuna di avere un po' di cervello. Con quell'articolo ho guadagnato quanto mio padre in 2 mesi e, come ha visto, so come investire un capitale. Vorrei proprio avere il denaro che hanno speso stasera per annoiarsi a morte. Possono essersi divertiti. Io saprei come spendere i soldi. Sto pensando che potrei firmare un po' delle mie fotografie e venderle. Venderle? Le pagherebbero una sterlina l'una. Lei non si è ancora reso conto di quanto interesserà questo delitto. Mi fiderei più delle corse dei cani. Perché non pubblicate qualche mia poesia? Temo che i nostri lettori non saprebbero apprezzarla. Mi faccia sapere se troverà un altro cadavere. Io non sto mai in mezzo alla gente. La odio. Perché non voglio essere uno della folla. Ma quando sei qualcuno la cosa cambia. Allora una folla sono milioni di persone che ti invidiano e ammirano. Sembra che quella donna si sia fatta ammazzare per aiutarla a diventare qualcuno. E ovviamente mi ha aiutato moltissimo. Lei, o meglio la persona che l'ha uccisa. Mi domando che aspetto abbia, alludo l'assassino. Le mani, per esempio. Le immagino grandi e forti. Lei come crede che fossero? Come le sue, forse. È venuta molta gente a cercarmi ieri, nonna? È venuto soltanto un poliziotto e ci è rimasto male che tu non ci fossi. Quando sei ritornato? Tardi. Non saresti dovuto andare a Londra così, senza avvertire nessuno. E perché poi? Date le circostanze. Bisognava informare la polizia. Già, lo diceva anche il signor Garrett poco fa. Mostrategli una copia del Daily Witness e fategli sapere che se desidera una mia fotografia dovrà sborsare una sterlina. Aubrey? Sì? Vuoi che ti lasci un paio di sterline? Ti possono essere utili. Non ti ho chiesto un centesimo da più di 2 anni. Vuoi che lo faccia adesso? Solo ieri ne ho guadagnate più di 100. Bisognerebbe fare un po' d'ordine. Vedrai che verrà un sacco di gente a intervistarmi. Non pensano che a loro, signor Garrett, ecco tutto. Io non so cosa abbia per la testa la gioventù oggigiorno, ma una cosa è certa, che questo ragazzo si caccerà in qualche guaio e gli starà proprio bene. Io devo andare, è tardi. È una bella fotografia, siamo giusti. Non sembra neanche il nostro Aubrey.
Calli. L'accompagno. Scommetto che al negozio saranno diventati tutti verdi d'invidia. Anche a Londra mi hanno detto che è scritto con grande stile. È presto, andiamo a prendere qualcosa. No, grazie. Ho pochi minuti da perdere, devo passare all'ufficio di polizia e... Senta, credevo di averle fatto capire che non desidero la sua compagnia. Non voglio che mi telefoni, mi scriva e mi mandi poesie. Non ne vedo lo scopo. Lo vedo io. Ma la prego, la smetta. Spero che non le dispiaccia se tutti la guardano vedendola insieme a me. Non so proprio cosa ci sia da vantarsi per aver inciampato in un cadavere. Non è una cosa allegra, mi pare. Sapesse cosa dice la gente. Lo so che avrei dovuto avvertire la polizia, per questo lei non può stare con me. Non soltanto per questo. Secondo lei hanno ragione? Proprio così. Lei non immagina quanto sia stupida la polizia. Ha impiegato delle ore per capire quello che io avevo intuito subito. Credo che potrei esserle di grande aiuto. È una grande fortuna per lei. Così potrà scrivere qualche altro articolo. Certo, lo farò. Tenga d'occhio i giornali, vedrà presto di nuovo il mio nome. Salve. Buongiorno. Sally, il tuo nome è un sospiro, Sally. Il tuo nome è la mia vittoria, Sally. Con il tuo nome, Sally, io conquisterò la vita. Ho paura che tu abbia sbagliato l'indirizzo a queste lettere che hai spedito a Sally. Sono tornate tutte indietro. Che non teme la sorte. Ti senti poco bene, caro? Te lo dico sempre, stai troppo tappato qui in casa. Non c'è molto dove andare in questo schifoso paese. Nonna, mi presti una sterlina? Chiedila a tuo padre. L'ho chiesta a te. Ma sei guadagnato tanti soldi ultimamente. E presto guadagnerò anche di più. Su, nonna, prestami una sterlina. Fai un buon investimento. Devo tornare a Londra. Grazie. Il signor Ken Walton del Daily Witness? Buongiorno. Sono Aubrey Allan, non mi riconosce? Come mai da queste parti? Ero venuto a parlarle, disperavo di riuscirvi. Le ho telefonato a casa, ma lei era già uscito. Si vede che la fortuna è sempre dalla mia. Le ho già detto che questa faccenda non ci interessa più. Non hanno ancora trovato l'assassino? Lo troveranno. Vuole dargli qualcosa per conto mio? Beh, come vanno le corse dei cani? Ho perso 60 sterline, è stato un piccolo errore. È così al verde, eh? Forse le sue poesie non sono poi tanto brutte. Senta. Vuole avere un'altra notizia sensazionale e in esclusiva, naturalmente. Un altro cadavere? No, ma qualche cosa che ravviverà l'interesse su quel delitto. Che ne direbbe se le dicessi che rinvenni il cadavere 3 giorni prima di telefonarle? E allora che cosa ne dice? Se è vero, le consiglio di andare alla polizia. E adesso mi scusi, ma ho fretta. Ma io sto offrendo la notizia a lei. Certo che se lei avverte la polizia come l'altra volta, io smentirò ogni cosa. Capisco. Naturalmente non smentirò niente se potrò ricavarne dei vantaggi. Senta, Alan, io non so cosa abbia in mente, ma è il momento di parlarsi chiaro. Anche se un giornalista non è la persona più adatta a fare delle prediche, specie un giornalista del mio genere. Lei è un ragazzo non privo di intelligenza.
Perché spreca il suo tempo in questa maniera? Lo so. Potrei piegarmi a 7 sterline alla settimana e stare a un tavolino fino alla morte o fino a quando scoppierà una guerra. No, grazie. Io preferisco chiare come sto facendo in questo momento. Dunque, le interessa la mia proposta o no? No, ma potrebbe interessare la polizia. E forse neppure più quella ormai. L'autopsia ha dimostrato che la signora Pinkerton era morta da 4 giorni. Il fatto che lei abbia visto il corpo prima di quanto non abbia fatto sapere non prova niente. Le posso dire però che questo non è il sistema migliore per raggiungere il successo. Mi dispiace di non averla convinta. E se avessi visto la signora Pinkerton prima della sua morte? Le direi di nuovo di andare dalla polizia. E se le dicessi che l'ho uccisa io? Non lo crederei. Ho considerato a suo tempo l'eventualità, ma non è abbastanza scaltro. È qui che lei si sbaglia. Mary, vieni qui. Cara. L'ammazzai mercoledì 4, nel pomeriggio. L'avevo incontrata al cinema. Toccherà alla polizia dimostrare che sono stato io e non ci riuscirà. Neppure io sarei capace di provarlo. È un delitto perfetto. Ed è pronto a confermare alla polizia quanto mi ha detto? Perché no? È un gioco pericoloso, ma ne vale la pena. E poi sono sicuro di vincere. Scommettiamo che riuscirò a cavarmela. Non c'è domanda alla quale io non sia pronto a rispondere. Mi piacerebbe poter scrivere la confessione che l'ho fatta ora, dietro compenso, naturalmente. Ma dal momento che lei si comporta da cittadino modello... Andiamo. Sì, sì, è vero. La povera signora Pinkerton abitava laggiù. La vidi uscire anche quel giorno. Si era messa un mucchio di rossetto. Poi, più tardi, quando la mia bambina... Non so perché dico bambina, è già madre anche lei. Quando salutò quel giovanotto, io dissi alla signora Conroy. Non è la signora Pinkerton, dissi. Vero, signora Conroy? E fu proprio allora che la mia bambina, che era stata a scuola con quell'Allan, mi disse che era lui che stava con la signora Pinkerton. So che eravate amici. No, io non sono mai riuscita a capirlo. Vede, era molto diverso dagli altri ragazzi. Mi dedicava tutte le sue poesie. Era innamorato di lei? Così diceva. Quando gli dichiarai che non volevo più vederlo, continuò a scrivermi lettere. Che gli ho rispedito senza aprirle. Allora lei non l'ha visto di recente? Sì, una volta. Venne a prendermi per accompagnarmi in negozio. È stato dopo che hanno trovato il cadavere? Sì. Aveva il giornale con la sua fotografia. Sembrava molto soddisfatto di sé. Ho capito. Forse tornerò presto a fare altre 2 chiacchiere. Arrivederci. Allan disse che la faccia della donna era bianca. Bianca come il gesso. Quando la strangolò sarà stata certamente bianca. Ed è così che lui la ricorda. Non si rese conto che 4 giorni all'aria aperta sarebbero stati sufficienti per ridurla in questo stato. Ecco dove Allan si è tradito. Io ammetto che le circostanze di questo delitto siano eccezionalmente strane. Non c'è alcun dubbio che Aubrey Allan conobbe la signora Pinkerton. Ed è perfino probabile che una parte della sua stupefacente confessione sia vera. E cioè che egli trovò il cadavere 4 giorni prima della mattina in cui si decise a vendere la notizia al Daily Witness. Aubrey Allan è uno spostato. Un giovane che non ha amici, né occupazione. Suo padre l'ha fatto studiare per assicurargli una vita migliore di quella che egli stesso ha avuto. Ma Aubrey Allan non aveva nessuna intenzione di lavorare per vivere. È cresciuto solo, non preoccupandosi che di se stesso, della maniera di arricchire facilmente e di diventare presto famoso. Dinanzi al cadavere della signora Pinkerton deve essersi chiesto se non poteva essere quella l'occasione che cercava, l'occasione di fare soldi e di far parlare di sé. Allan è la vittima di un morbo oggi troppo diffuso fra i giovani suoi coetanei, i quali non sanno rassegnarsi all'idea di una vita modesta. Vogliono la fotografia sui giornali. La spiegazione di tutto è qui. La confessione del suo delitto è infantile, è assurda. È invenzione di un lettore di libri gialli che tiene contemporaneamente nella tasca della sua giacca un volume di poesie di Shelley.
La signora Pinkerton è vittima di un sadico. Qualunque cosa si possa pensare di Aubrey Fallon, è difficile far aderire la sua figura a questo ruolo. Ora vi prego di ascoltare alcuni suoi versi. Mi sento come una rondine che vola alta nel cielo. L'aria è serena, chiara, luminose le nuvole. Voglio salire in alto fino a raggiungere, la vedi, cara, quell'oasi di azzurro. Poi chiuderò le ali nel gesto con cui tu, mio amore, incroci le braccia sul petto. Questi versi sono stati scritti da Aubrey Fallon. Brutti o belli non possono essere l'opera di un sadico. Hanno finito. Si è molto parlato della confessione di Galan. Mi propongo ora di leggervela. Ho già detto che mi sarei accusato per poi negare ogni cosa. Silenzio! E scrivere un articolo su questa esperienza. Il 4 agosto mi recai al cinema Saffron. Ero seduto in una delle ultime file quando una donna accanto a me cominciò a rivolgermi la parola. Nonostante l'oscurità, capii perfettamente che tipo era e perciò non risposi. Ma non mi fu possibile continuare ad assistere indisturbato alla proiezione della pellicola e ne fui seccato. Quel giorno, caso strano, mi faceva piacere passare un paio d'ore in un cinematografo e non la incoraggiai quindi minimamente. Ma lei seguitò a discorrere e alla fine, non so perché, acconsentì a ritrovarmi fuori con lei. La donna uscì dopo di me e incominciammo a parlare dinanzi al cinema. Eccomi qua. Non mi avevi veduta, vero? No, non subito. Possiamo andare a casa tua? Ecco, veramente avrei un altro appuntamento. Ah. Ma lei dove va di solito? Andiamo qui nel parco. Sì. Sì, andiamo. E così ci dirigemmo verso il parco. Avevo sempre desiderato di poter avere la possibilità di commettere un delitto perfetto e ho dimostrato di avere le qualità necessarie a realizzarlo. Se infatti non avessi finto di scoprire il cadavere della signora Pinkerton, chi avrebbe pensato di associarmi a quella faccenda? Il segreto del successo sta nella scelta della vittima. Ci vuole una persona che non si abbia ragione di uccidere e sotto questo riguardo la signora Pinkerton era l'ideale. Bello qui in questa stagione, vero? Sì, è bellissimo. Poco più di un ragazzo. Ho una figlia che ha circa la tua età. Ed è già nei guai, poveretta. Mio marito è in carcere e ho una bambina piccola da mantenere. Bisogna bene che mi guadagni da vivere in qualche modo. Non sono fortunata, ma forse non merito di esserlo. Sono sicuro di sì. Vogliamo fermarci qui? Se ti fa piacere. Non è la prima volta che ci vieni, eh? E tu? Ci vieni spesso? No, non vado spesso in nessun posto. Ora poi devo mantenere la bambina piccola, quindi... Tutti hanno le loro disgrazie, no? Sono lieta che tu sia venuto.
Oh, che mani fredde. Le chiesi di mostrarmi la collana che portava al collo. In realtà temevo che potesse darmi fastidio. Me la porse senza alcuna obiezione. Era molto stupida. È carina, vero? Certo, non vale molto. Però sta bene con questo vestito, eh? Non ero del suo parere, ma non dissi niente. Accidenti, mi sono rotto una calza, che rabbia. Fa freddo. Coprimi con l'impermeabile. Sì, subito. Andiamo. Distenditi, cara. Ecco. Così va meglio? Sei molto gentile. Non ti raffredderai? No. Io sto benone. Guarda. Mi hai talmente infagottata che non posso più muovermi. Non preoccuparti di niente. Su, rimani tranquilla. Grazie, caro. Lo sai, da principio pensavo che non saresti voluto venire con me. Non sono mancino, perciò feci forza specialmente con la mano destra. Ero soddisfatto che tutto si fosse svolto senza complicazioni. Silenzio nell'aula! Membri della giuria, volete ora ritirarvi per decretare la sentenza? Signor Gilbert, sembra che l'accusato desideri dire qualche cosa. Ha niente da aggiungere prima che la giuria si ritiri? No. I membri della giuria possono pensare quello che vogliono. Si rende conto che lei è accusato di aver ucciso un essere umano? La morte di un essere umano non ha alcuna importanza. Io farò in modo che questa giuria si ritiri in un luogo tranquillo e appropriato. Non permetterò a nessuno di avvicinarsi a parlare a uno dei suoi membri. Ne lo farò io stesso, senza il permesso della corte, tranne per chiedere se si siano accordati sulla sentenza. Buongiorno, signor Waddon. Non so se lei si ricorda di me. Sì. Il mio giornale ha seguito il suo esempio. Diamo un premio settimanale a chi procura la notizia più sensazionale in esclusiva. Personalmente non credo che otterremo molto, ma solleverà un certo interesse. Non si può mai sapere. Certo. Naturalmente non mi aspetto un colpo di fortuna come il suo. Se non era per lei, Allan non avrebbe... Non avrebbe commesso il delitto. Non l'avrebbe mai confessato, volevo dire. Ehi, com'è andata? È finita. Qual è la sentenza? È stato condannato a morte? Sì. Spero che sarete soddisfatti. Dov'è il telefono più vicino, per favore? Grazie. Urgente, per favore, Central 9090. Pronto, Telewitness? Parla Ken Wotton. Sì, signorina Davis, so benissimo che il signor Wotton attualmente non si trova a Londra, perché sono io Ken Wotton. Senta, signorina Davis, per carità, mi faccia piacere, non ci si metta anche lei oggi. Sì, è stato condannato. A morte, sì. Se anche uno solo dei nostri figli, ascoltando le nostre tre storie, si sentirà guarire dal fascino morboso che troppe immagini falsificatrici coltivano in lui, se chiunque scorgendo senza veli il volto dell'egoismo
sentirà rinascere in sé la fede nella solidarietà umana, il nostro lavoro non sarà stato vano.